Ciao a tutti, sono Giulia D'Amato di Startup Geeks e oggi ho il piacere di avere con me Giovanni Tofoletto, CEO e co-founder di Let's Do It. Ciao Giovanni. Ciao, grazie, ciao, io ho iniziato. Ciao Giovanni, direi inizialmente se vuoi raccontarci un po' che cosa hai fatto prima di fondare la tua startup. Sì, allora io sono sempre stato appassionato di software fin da piccolo, ho sempre avuto questa strana passione, nonostante venissi da una famiglia completamente di avvocati, quindi da 20 generazioni la mia famiglia sono tutti avvocati, Su io mi è sempre questo, piaciuto il scusa se ti software. interrompo, ho visto poco tempo fa un video doppio stile Iene con tuo padre. Sì, purtroppo ho dovuto fare questo atroce passo, anche perché lui appunto fa l'avvocato, lavora in uno studio di diritto del lavoro e diciamo che io ho sempre un po' assimilato questo mondo, che mi ha sempre anche un po' affascinato, però di fatto la mia passione è sempre stata proprio il software. E infatti quando poi ho dovuto scegliere cosa studiare, invece che fare giurisprudenza, che per fortuna poi ha fatto mio fratello, almeno qualcuno nella famiglia, io sono stato un po' alla pecora nera e sono finito a fare ingegneria, ho studiato Politecnico. E ho studiato Politecnico, mi sono divertito un sacco e già all'università in realtà mi sono un po' avvicinato al mondo delle start-up e ho fondato una prima società, una prima start-up, che sostanzialmente era una società di sviluppo di applicazioni per iPhone. Quindi abbiamo fatto una prima applicazione appena avevano aperto l'App Store, diciamo, al pubblico, a tutti, e avevamo fatto un'applicazione per semplicemente vedere dove erano i propri amici nel mondo, era una sorta di social network intimo. Invece di avere 1.000 amici, ne avevi soltanto 4-5, i tuoi migliori amici, e potevi sempre vedere dove erano. E facendo questa startup noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto la società, dovevamo fare tutto regolare, fatto per bene, ci siamo resi conto che era abbastanza complicato, perché dal punto di vista legale c'erano un sacco di cose che non sapevamo e eravamo praticamente tutto il giorno al telefono, eravamo io e un altro socio, faceva designer, altro di tecnico, e ci trovavamo tutto il tempo a chiamare mio padre, mio zio, l'amico, come si fa a fare questo? Si fa a E fare già qui quello? sei stato Non so. fortunato, diciamo, che E sapevi già, chi appunto, chiamare. la conclusione è stata proprio quella, cioè la conclusione è stata, ok, noi abbiamo 45 avvocati, anzi abbiamo fin troppi avvocati in famiglia e quindi sappiamo chi chiamare, ma uno che non ha l'intera famiglia di avvocati come fa? E quindi lì mi era già entrato un po' questo tarlo nella testa, poi ho finito l'università, sono andato a lavorare a Londra e lavoravo in consulenza di management e anche lì in realtà mi sono reso conto che anche in società molto più grosse c'erano comunque dei problemi, diciamo, non risolti legali, nel senso che anche lì bisognava ogni tanto fare un contratto alle 2 di notte con un partner dall'altra parte del mondo. Di certo nessuno si sarebbe messo ad alzare il telefono, chiamare l'avvocato e chiedergli come faccio a fare questo contratto, perché non c'era tempo. Risultato che dicevano a me, tu sei figlio di un avvocato, cosa fai fare? Andavo e cercavo su internet come fare. Quindi a un certo punto ho messo un po' le due cose insieme, ho detto se avevo il problema io, che ero un microscopico, una microscopica startup, e ha lo stesso problema in una società invece ben più grossa, comunque un problema simile, forse c'è un'opportunità, e quindi ormai 4 anni fa abbiamo lanciato Let's Do It, e ho coinvolto un po' delle persone con cui ho già lavorato in passato, anche alcune delle persone della mia famiglia. E a quel punto ho cercato di trovare una soluzione Ok, a questo e sei partito subito mentre eri da Londra, sei tornato in Italia, cioè quali sono stati i primi passi? problema. All'inizio ero da Londra, nel senso che vivevo là e sono entrato più in contatto con alcuni vecchi amici del Politecnico, che nel frattempo hanno aperto una società di sviluppo qui a Milano, molto bella. E insieme a loro, totalmente da remoto, ci siamo messi a lavorare su, diciamo, il primo prototipo. E il primo prototipo l'abbiamo proprio sviluppato praticamente senza mai vederci in faccia, ci siamo visti 2 o 3 volte.
E l'idea era provare a mettere su qualcosa nel minor tempo possibile, il famigerato MVP, e lì abbiamo cercato di mettere su sostanzialmente delle prime interviste per vedere se riuscivamo a automatizzare il modo in cui si creava un contratto. Quindi riuscire a permettere a chiunque di creare in pochi minuti un contratto che fosse a norma, tutto bene, andare da un avvocato, ma online. E questo lo siamo riusciti a farlo in realtà molto in fretta, perché abbiamo messo, io direi, una 3 mesi per creare questi prototipi e l'abbiamo subito messo online. Abbiamo proprio messo online per vedere cosa succedeva E il e mercato com'è abbiamo. stato? Cioè, la risposta com'è stata? Devo dire, appunto, io ho avuto anche altre esperienze, l'Exquisite è stata la prima volta in cui, parlando con le persone, provando a mettere il servizio online, ho visto subito che c'era una grande risposta, cioè ho visto subito che era qualcosa che risuonava molto bene con il pubblico, con i clienti, e più o meno chiunque con cui parlavo mi diceva che era qualcosa che ci sarebbe servito un sacco, che gli interessava tantissimo, che volevano assolutamente averlo, che Era era molto un'esigenza utile. condivisa, diciamo. Sì, devo dire di sì, devo dire di sì, e quello è stato quello che ci ha dato un po' la forza poi lì per andare avanti, e anche quando abbiamo messo su questo primo prototipo abbiamo visto subito che la risposta c'era, l'interesse c'era, c'erano tante persone che lo usavano, appena che hanno iniziato fin da subito anche a comprarlo, a pagare. Quindi questo ci ha fatto capire che stiamo È stato andando un po' nella bellino. giusta. Ok. E il dal prototipo a come attualmente cambia tanto? Avete dovuto fare tante modifiche oppure l'idea di base, insomma, è rimasta la stessa? Allora, diciamo che l'idea di base è sicuramente la stessa, nel senso che il software poi è vivo, non si ferma mai, però la struttura di base di come funziona l'intervista è ancora la stessa dell'epoca, quindi ancora la stessa di 4 anni fa, molto migliorata, un'evoluzione, però di fatto ci sono, diciamo, il nostro contratto 1 e il nostro contratto 2 sono ancora lì e sono un'evoluzione di quella cosa lì, ogni tanto lo apro e creato nel 2000 e X e dici, cavoli, sono ancora quelle cose lì che funzionano. Quindi eravamo stati bravi perché comunque devo dire abbiamo beccato fin da subito un po' il giusto meccanismo tecnico, non abbiamo dovuto mai buttare tutto via e fare tutto, abbiamo sempre costruito su una base solida e questo è anche importante ed è merito un po' dei ragazzi che sono occupati dello sviluppo perché sono stati molto bravi. E, poi chiaramente il prodotto è cambiato un sacco, nel senso che l'idea iniziale era appunto questo esperimento per vedere se una persona comune riusciva a creare un contratto online. Appena abbiamo visto che questo era possibile, il passo è stato innanzitutto passare da 2 o 3 interviste, quindi 2 o 3 contratti online, a centinaia. Quindi oggi abbiamo 200 tipologie di documenti diversi, dalla privacy ai contratti con i fornitori, agli accordi di riservatezza, termini per gli. Quindi abbiamo proprio un po' di tutto, contratti con i clienti, contratti con i fornitori, e abbiamo anche dei contratti che sono molto sofisticati, cioè abbiamo per dire degli accordi di distribuzione in inglese per vendere internazionalmente, quindi ci sono persone con e-commerce, magari vogliono vendere il proprio prodotto in Giappone, ogni tanto vedi un contratto con il Giappone fatto sull'ex2 in inglese, e da qualcuno che se l'è fatto da solo a casa. Che fa abbastanza impressione. Però per completare il servizio, oltre a questa parte, nell'evoluzione del prodotto, abbiamo aggiunto anche una parte umana. Quindi, oltre a questa parte automatizzata, che è un po' sempre la nostra anima, il core, abbiamo aggiunto anche la possibilità di parlare con un avvocato quando vuoi. Quindi, sostanzialmente, l'evoluzione che abbiamo fatto, man mano che crescevamo, che potevamo, diciamo, dire di più, è stato non avere soltanto una parte automatizzata, ma aggiungere anche risorse per poter dare un servizio completo. Quindi Ok. oggi, mentre una volta uno si abbonava al servizio e magari poteva comprare un singolo contratto che gli interessava, oggi siamo entrati molto di più in un'ottica di servizio completo,
cui un'azienda, un piccolo professionista, un freelance, diciamo in qualsiasi canale, paga un abbonamento annuale, si può iscrivere al servizio e ricevere praticamente tutti i documenti di cui ha bisogno, e se vuole può pagarla con un avvocato. Ok, Quindi quindi c'è una parte gratuita e una parte a pagamento, diciamo, del vostro servizio. allora sì, questo è stato un cambiamento molto grosso che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Inizialmente quando siamo partiti era tutto tassativamente pagamento, nel Ok. senso che il prototipo iniziale era proprio, immaginati, un negozio, diciamo, quello un po' più tradizionale, non c'era un servizio, compravi il singolo documento, pagavi 50 euro per documento e lo scaricavi. E questo era proprio il primo esperimento, era la versione che poteva immaginarsi, l'idea era vediamo se qualcuno paga, se qualcuno è effettivamente disposto a pagare per il servizio. Che era importante, nel senso che sapevamo che c'era tanta richiesta, però sapevamo che potevamo dare un servizio insufficiente, si creava solo il contratto, dovevamo validare sia quello che il fatto che poi si debba pagare per questo servizio. Quindi, una volta che l'hai creato online, se il contratto è fatto bene, sei disposto a pagare per darti il contratto. E la risposta è stata sì. Però questo era appunto il prototipo iniziale. Ok. Il servizio è stato così per un anno, ovviamente per quando andavamo, e poi abbiamo avuto due grossi passaggi di prezzi. Il primo è stato a piano per l'abbonamento, che includeva anche la possibilità di parlare con l'avvocato, consulente, e la seconda modifica che abbiamo fatto più recentemente, poco più di 6 mesi fa, è stato invece passare a un modello premium, quindi un modello dove utenti possono avere limitate di servizio gratuitamente, quindi possono cercare un primo contratto gratuitamente, lo chiamiamo nella parte più del servizio. Il primo contratto è gratis, se poi puoi parlare con l'avvocato, a quel punto si può abbonare. Quindi se vuoi rapporto diretto, poi anche con un avvocato, cioè diretto comunque tramite voi, è a pagamento. Ok. Esatto. Ma questo l'avete fatto anche per mediare, cioè adesso non so come è stato preso il vostro servizio dagli avvocati, nel senso il fatto di digitalizzare e automatizzare quello che loro invece lo fanno tutto personalizzato, come è stato visto? Poi soprattutto tu magari avevi anche in famiglia tutti, cioè avrei avuto il rapporto con loro. Assolutamente. Allora, in realtà, guarda, ti dico, è stato molto meno conflittuale di come qualcuno possa immaginarsi, perché in realtà gli avvocati fanno molto poco questo lavoro, nel senso che le persone vanno da un avvocato solo quando, tra virgolette, è troppo tardi e quindi sei già alla fase in cui ti stai scannando con l'altra persona. E quindi vanno dall'avvocato per andare in tribunale, fare cause, per litigare. In genere non vanno dall'avvocato, questo è male, non vanno dall'avvocato se hanno bisogno di un parere, di un consiglio, di una consulenza. La parte di consulenza è una parte residuale dell'attività degli avvocati in Italia. In genere, immagino più o meno tutti possono immaginarselo, se hai bisogno, per dire, di un contratto per affittare la casa o di vendere la casa, vai dall'agenzia immobiliare. Se hai bisogno di qualcosa per la tua azienda e non hai un avvocato, la prima cosa che fai è vai dal commercialista. Vai sempre da qualche figura diversa, che in genere non è un avvocato, non ha delle competenze giuridiche specifiche e sono questi consulenti intorno che in genere danno il servizio che noi stiamo dando. Quindi in realtà il nostro rapporto con gli avvocati è più specifico di quello che possa sembrare. E anzi, noi siamo nati con l'idea di tutte quelle persone che non vanno dall'avvocato, non ci vanno perché comunque il costo deve per forza essere alto se stai parlando con una persona in carne ed ossa. L'unico modo per abbassare quel costo è far sì che chiunque, invece che arrangiarsi online cercando modelli o parlando con consulenti vari che magari non stanno veramente, non sono veramente così preparati in legge, invece che fare da sé, ho una soluzione che costa poco che può risolvere il mio problema. Questa è un po' Ok, quindi avete la nostra. trovato il modo per non farvi sembrare competitor dell'avvocato tradizionale, ma lo siete in realtà più dei Esatto, consulenti che ci sono intorno.
L'idea è di espandere sostanzialmente il mercato legale tradizionale, nel senso c'è tutta una fase in cui normalmente gli avvocati non arrivano, normalmente il mercato legale non arriva, se sei un cliente molto piccolo e vai da un avvocato quasi lo infastidisci di più che altro perché per lui è un caso complesso, perché comunque tutte le piccole realtà hanno sempre delle situazioni molto complesse e sei disposto a pagare poco, quindi per un avvocato sei un cliente molto poco interessante, perché sei complicato e disposto a pagare poco. Noi cerchiamo con l'automazione di abbassare quella soglia di costo in modo che anche chi ha un piccolo, anche chi ha una piccola società, può andare a parlare con qualcuno che sa un pochino come funzionano No, le cose. grazie. Quella che mi sembrava una difficoltà, cioè agli occhi di chi è ignorante in materia, invece non lo è stato, quindi. No, anche noi però all'inizio avevamo alcune ipotesi, ma non eravamo sicuri di cosa sarebbe successo. E abbiamo fatto un po' un salto nel buio, siamo andati in ottica di test, abbiamo provato le cose e anzi noi appunto lavoriamo con un sacco di avvocati, chiaramente, nel senso che ci sono avvocati nel team e anche diversi studi che collaborano con l'ex-Suisse. In modo che tutte le volte che un cliente ha un problema molto specialistico, quindi immaginati magari devo registrare un marchio, magari devo registrare un brevetto, un problema molto specifico, posso richiederlo sulle sue e farlo sempre come un esperto. Quindi abbiamo selezionato un marketplace, abbiamo selezionato dei partner molto bravi, molto competenti, ma detto che tutti i casi possibili che possono avere e questo è stato un po' il nostro rapporto con il mercato legale tradizionale. E i vostri numeri attualmente, Giovanni, e gli obiettivi, insomma, di questi anni, quali sono? Noi stiamo crescendo molto adesso e quindi è un bel momento. Abbiamo fatto un aumento di capitale l'anno scorso, il nostro primo grosso round di finanziamento. Abbiamo raggiunto una quota di funding di 1 milione di euro, quindi iniziamo ad avere delle risorse vere, diciamo, per degli investimenti un pochino più seri. Abbiamo fatto, ad oggi creato 300.000 documenti, quindi iniziano ad essere tanti. Se parli con uno studio legale è difficile che abbia creato così tanti contratti nella sua intera vita. Iniziamo ad avere veramente tanti numeri. Fai conto che da quando abbiamo introdotto questa novità del servizio gratuito sono un po' esplose tutte le quindi abbiamo ogni settimana si scrivono più di 1.000 persone per lui, quindi ci sta diffondendo molto la cosa. E questa è un po' l'idea di questo cambiamento che abbiamo fatto, quindi di questo passaggio alla modalità premium, l'idea era proprio quella di cercare un po' di superare la prima paura che gli utenti possono avere, che magari sanno che possono provare o il servizio, superare un po' questa paura e passare al costo di acquisizione di un nuovo utente, quindi usarlo come leva di sistema alcune parti del servizio più gratuitamente. Sappiamo ad esempio che ci sono alcune parti dei nostri clienti a cui basterà questo gratuito, questo ad esempio sono tutti i nostri clienti privati, quindi vuole affittare magari la casa una volta, si vuole fare il contratto con la babysitter, diventa più semplice Però e ci comunque, cioè, comunque per voi è un guadagno, cioè anche se sapete già che un cliente vi usa solo quella prima volta gratuitamente, comunque avete un cliente e vi siete fatti conoscere in più, cioè comunque la retorica è quella. La teoria del modello di premium è proprio quella, cioè va vista come una strategia di acquisizione clienti, quindi è un po' come una sorta di pubblicità, no? Quindi ho un utente in più che, a cui do qualcosa gratuitamente, che per me diventa un costo, ho dovuto pagare per servire questo cliente, però un cliente che se esce soddisfatto dall'esperienza, magari si rende conto, ah, ho fatto un contratto per affittare casa, però vedo che fanno anche altro, vedo anche che hanno dei documenti che possono servire per il mio business, potrebbe interessarmi anche altro. Oppure ne parlo a cena con gli amici, racconto tutti che mi sono trovato bene e quindi si crea un po' questo effetto di volano positivo. E
Questa è un po' la teoria alla base di questo grosso cambiamento che abbiamo fatto. Non è stato facile, però, perché purtroppo l'Italia è un paese anche un po' particolare in questo, considera che è uno dei pochi paesi al mondo dove Netflix ha tolto la prova gratuita iniziale. Cioè noi abbiamo avuto dei problemi abbastanza grossi, siamo partiti con l'approccio all'americana, al premium, e l'approccio americano dice: fidati del mercato, se tu dai qualcosa gratuitamente, non ti preoccupare se c'è qualcuno che ti ruba un po' il servizio, qualcuno che un po' ne abusa, alla fine, tranne una minoranza, chi vede veramente il valore del servizio pagherà. Diciamo che non è andata esattamente così, abbiamo visto di tutti i colori, quindi persone che inserivano 65 carte di credito diverse, usando il computer della nonna. Inizialmente ci siamo messi un po' su piedi di guerra, quindi abbiamo cercato di blindare in tutti i modi il servizio, in modo che si identificasse, avessi già usato il computer di NAS. Quindi le abbiamo provate un po' tutte, a un certo punto ci siamo resi conto che era una battaglia persa, nel senso che eravamo in una costante guerra con i nostri utenti, poi che quindi non aveva senso. E quindi abbiamo un po' ridotto il tiro, abbiamo un po' modificato quali erano i limiti del pacchetto gratuito, in modo che sostanzialmente avesse veramente senso per chi vuole trovare il servizio, per chi è un utente privato, mentre l'utente istituzionale può tirare fuori del valore dell'offerta gratuita, può provarlo, però poi se vuole si può anticipare la versione completa. E quindi c'è stato un momento in cui avete combattuto contro questo e poi avete capito che non ne valeva la pena, cioè che Sì, erano ris. esatto, anche perché appunto era una guerra contro noi stessi, era una guerra contro i nostri stessi utenti, che quasi a quel punto gli veniva il tarlo, che siccome sono in guerra con loro, che stanno cercando di prendere, allora li voglio fregare ancora di più. Invece, qui è stato importante identificare un modo per cui l'offerta free era veramente limitata, quindi aveva i giusti limiti, e l'utente potesse quindi anche capire il valore di prendere la versione completa, la versione, diciamo, premium. Quindi far percepire questo salto, questo valore, è stato il fatto fondamentale. E da quando siamo riusciti appunto a modificare alcuni parametri su cui questa ottica partiva, le cose sono cambiate radicalmente. Anche i clienti sono più contenti, nel senso che pagando di più si rendono anche conto di più della qualità del servizio, Il del valore, valore. e quindi sono più contenti. Abbiamo rotto un po' questa guerra. E quanto è stato il passaggio? Cioè, quanto è durato il passaggio dalle varie fasi per cui arrivare poi alla freemium? In quanto? Allora, questo passaggio di premium, guerra, tutto quello di cui si è parlato negli ultimi 5 minuti, sono stati gli ultimi 6 mesi, molto intensi. Anche perché considera che quando fai un passaggio a modalità premium, è anche un bel rischio. Nel senso che comunque stai dando una parte del servizio gratuitamente e è un pezzo di fatturato che se ne va. Quindi quella come la nostra, dico un po' strisce i denti, soprattutto inizialmente, perché stai regalando effettivamente una parte che prima ti pagava. Quindi è a tutti gli effetti, come dicevamo, strategia, acquisizione, un costo. Bisogna fare valutando molto bene perché si può Ma ha già bruciare. dato i risultati, a parte di essere diventati più capillari, cioè a livello di budget, diciamo, siete già rientrati? Assolutamente. Ci abbiamo messo mesi, perché non è una cosa che ci vuole un giorno, però su tutti i metrici in questo momento questo nuovo modello sta vincendo rispetto al modello precedente. Quindi al momento, per i primi mesi eravamo lì a guardare se era proprio il TV sotto, in risalita, e eravamo lì che dicevamo: cavolo, abbiamo fatto un errore tragico, dovremmo rifare tutto, stiamo svendendo il nostro servizio. E invece poi, quando siamo riusciti a trovare gli aggiustamenti giusti, ha ingranato decisamente meglio. E appunto si introduce questo meccanismo di diffusione automatica, diciamo, che fondamentale, perché alla fine
la distribuzione del servizio è uno dei problemi più complicati per una startup, quindi farsi conoscere e diffondersi è uno dei più costosi e più complessi. Ma una curiosità, infatti, Giovanni, voi riuscite a essere in tutta Italia presenti? Sì, noi siamo tutta Italia, al momento siamo solo in Italia e copriamo però tutta la penisola perché il servizio è interamente online. Quindi l'utente può essere, abbiamo tutti veramente tutte le parti che parlano con gli avvocati telefonicamente, se devono fare un contratto fanno tutto in servizio direttamente. Però a livello di pubblicità, quindi siete riusciti proprio ad arrivare anche, non so, immagino che beh, a Milano vi conoscano di più, però insomma anche al sud riescono, vi hanno conosciuto e usano il servizio. I nostri clienti sono fin dall'inizio in realtà, fin dal primissimo prototipo in cui eravamo attaccati allo schermo a guardare ogni contratto che veniva fatto in giro per l'Italia e vedevamo appunto persone in mezzo alla campagna in Sicilia che stavano facendo un contratto. Fin dall'inizio siamo stati così ovunque proprio. Grazie. C'è qualche altra cosa che vuoi dirci? Non so, qualche consiglio a qualche imprenditore che sta per aprire la startup, o si sta avvicinando a questo mondo? Allora, io il mio consiglio in realtà è sempre di non farlo, No. è il consiglio giusto, ma penso che in realtà sia il consiglio più sincero, nel senso che è un lavoro molto 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 difficile e molto vasta. Riempie. Molto. E io penso che sia una cosa che bisogna fare solo se veramente non pensi di poter fare nient'altro al mondo. Cioè, uno dovrebbe provarle tutte prima di cacciarsi in questo problemone. E questo non è necessariamente una brutta cosa, nel senso che in Italia comunque ci sono, inizia ad esserci un ecosistema di startup che inizia a diventare abbastanza florido. In parte ci piace pensare che noi stiamo aiutando anche noi, i nostri clienti sono altre startup. Conosco tante startup e anche noi siamo una di queste che sono alla ricerca di persone capaci, quanto pare, che ne sanno, che vogliono rimboccarsi le maniche e portare avanti qualcosa. Ed è molto difficile trovare persone così in Italia in questo momento, molto difficile trovare persone con le giuste competenze. E quello che ho voglia di fare e quindi un primo passo se a qualcuno piace il mondo delle startup secondo me può sempre essere quello di entrare in una startup centrata proprio nel senso che uno vede comunque il mondo entra comunque in una realtà che ha gli effetti di una società che sta nascendo e che deve crescere tanto però ha solo quasi sui vantaggi piuttosto che gli svantaggi, quindi questo Ok. è insomma, un buon consiglio come primo Cioè, lo dici passo. come primo passo, non che se uno ha un'idea non deve farla per... Se uno ha deve... un'idea deve farla solo se veramente non c'è nient'altro che può fare, anche perché, e questo lo vedo sulla mia pelle, nel senso che l'Exquisite l'abbiamo lanciata più di 4 anni fa, le start-up richiedono tanto tempo, quindi bisogna essere molto attenti quando si sceglie la propria idea, perché è un'idea che poi richiederà tanta fatica, tanto tempo e tanto sforzo per arrivare a un qualche risultato. La startup media dura 5 anni, sia nel bene che nel male. Quindi uno deve essere conscio che non potrà fare 50 idee nella sua vita. È un po' come una Ok, cioè di fidanzata. scegliere bene quelle che porti avanti perché... E bisogna pensare a qualcosa che poi sia veramente qualcosa che sostenerà nel lungo termine, quindi qualcosa che dici, se io mi lancio in questo progetto, è il progetto che farò per il resto della mia vita, perché se le cose vanno bene, nel migliore dei casi, quello è quello che succederà. Se invece ho un po' il dubbio, sarà facile mollare in quei primi 5 anni, appena ci sarà un problema, un po', appena ci sarà un momento di difficoltà. Se non è l'idea che veramente mi appassiona, che veramente mi fa svegliare la mattina
ed è la prima cosa a cui penso, sarà difficile andare avanti. Quindi è sempre meglio fare un passo indietro, lanciarsi magari dentro una startup, vedere più un po' di conoscenza, vedere un pochino come funziona il mondo, intanto assicurarsi che veramente sia la cosa per cui non posso fare altro, piuttosto che lanciarsi certamente in una startup, perché non era mai. Per questo dico non farlo, perché deve essere veramente una cosa che io quando ho lanciato. Ragionata, Sì, quando io ho diciamo. lanciato, che ho ragionato veramente che ti Senti. spinge, che se non lo dovessi fare mi sentirei preso dal così. E quando ho lasciato il mio lavoro e tutta la mia vita a Londra per lanciare questa società, mi ricordo che ero appunto al telefono con i miei primi soci, dicevo, ragazzi, abbiamo un'opportunità per le mani fondamentale, possiamo aiutare tutto l'ecosistema delle start-up in Italia, tutto l'ecosistema delle piccole imprese in Italia, possiamo veramente dare un contributo importante. Se non lo facciamo noi, ma farà qualcun altro, dobbiamo assolutamente essere noi che siamo più bravi a fare questa cosa. E se non l'avessimo fatto, penso che ci saremmo pentiti, diciamo. Quindi era assolutamente quello che dovevamo fare in quel momento. Quindi non ti sei pentito, cioè insomma ad oggi sei contento del tuo percorso? Io adoro, adoro il mio lavoro e appunto penso che non potrei fare nient'altro al mondo. Quindi sì, penso che sia l'unico modo però per sopravvivere, perché lo adoro e lo odio allo stesso tempo, perché comunque la vita di un imprenditore è di una startup è Direi di sì. abbastanza roller coaster di emozioni, quindi in un momento ti senti Montagne russe. indietro, certo. Via dell'universo, tutto sta andando benissimo, clienti, tutto che funziona, il giorno dopo è una tragedia, hai fallito, tutto sta andando male, è un continuo su e giù. Poi per fortuna andando avanti le cose si appianano un pochino, però ogni fase è molto diversa. Io appunto adesso abbiamo comunque i nostri 4 anni di vita e abbiamo avuto diverse fasi, quindi quando avevamo startup, che raccoglieva dei soldi, la startup fidanzata, ogni fase ha i suoi problemi e pensi sempre quando avremo X sarà tutto bellissimo, siamo arrivati a Allora questo punto, allora lì funzionerà tutto e invece devo dire che ogni volta si espande il problema, no? C'è sempre un problema nuovo e quindi è un lavoro molto difficile. devi avere anche i compagni di viaggio giusti, la mentalità giusta, tante cose, come dici tu, Assolutamente. sì, assolutamente la passione, sentire che devi fare Sì, quello, che non puoi fare altrimenti. il team è la cosa più importante, nel senso che non si può fare tutto da soli, è impossibile, ed è fondamentale. Noi quando siamo partiti avevamo un team fortissimo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista legale, avevamo proprio tutte le basi e questo ci ha dato molto la forza lì per dire possiamo farcela. Perché sapevamo che avremmo raggiunto in grazie E sarà stata una garanzia anche per chi ha investito su di voi, perché giustamente guardano. eccellenza. Assolutamente, assolutamente. E quindi questo è fondamentale, avere il team giusto. Io che in esperienze passate ho partito con più piccoli, avevamo poche risorse, poche persone, e ho visto i problemi, nel senso, ho visto le start-up sgregarsi sulla mancanza poi di delle risorse necessarie, delle competenze necessarie. Se parti hai meno di 2 o 3 founder è molto difficile, perché è impossibile avere una persona che sa fare tutto. E quindi l'unico modo per avere un po' questo superuomo che serve per creare una startup è mettere insieme più persone. Avere più Credo persone che queste competenze che hanno competenze siano diverse, magari. assolutamente. Assolutamente. Grazie Giovanni, super utile, bravi. Ovviamente una bella opportunità per le startup italiane che hanno, so per certo, l'esigenza di avere giusti contratti e di affidarsi magari anche online e non avere l'avvocato del paesino che ti aiuta, che purtroppo a volte crea delle difficoltà quelli che non sanno le regole, insomma, del mondo startup.
Quindi ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie. Teneteci aggiornati. Grazie mille per il tempo e il racconto. Ciao Giovanni. Ciao, ciao.